Buonasera, questo è, detto in inglese, un overhead camera rig, ovvero un supporto camera aereo. Qui non è stato fatto per mettere una camera, bensì per supportare uno smartphone, per utilizzarlo però appunto come fosse una camera. Lo scopo di questo strumento qual è? È quello di riprendere mentre uno scrive, fare un video mentre uno scrive su dei fogli. Mettiamo il caso che io sia un insegnante e debba fare una lezione di matematica per farne poi un video da mettere magari su YouTube affinché i miei alunni lo possano vedere. Questo è lo strumento che potrei utilizzare, semplicemente supportando uno comune smartphone che oramai abbiamo tutti, farne un video e poi pubblicarlo appunto in maniera molto semplice. Al tempo stesso lo possiamo usare anche come overhead scanner, che è una cosa simile fondamentalmente, ma se dobbiamo fotografare vari documenti lo possiamo fare. Chiaramente a quel punto mettiamo lo smartphone nella modalità fotocamera e facciamo le foto. Questo supporto io l'ho fatto con quattro posizioni a scelta, perché non tutti gli smartphone hanno la stessa focale. Per i video questo smartphone ha una focale di circa 30 cm, quindi questa è l'altezza che va bene. Per esempio, se dovessi utilizzare questo vecchio iPhone 4, la focale sarebbe di 40 cm, quindi io dovrei mettere lo stand fino a questa altezza. Per utilizzare questo smartphone in modalità fotografia, per esempio, magari appunto per fotografare un documento, oppure per utilizzare proprio lo scanner che è all'interno di quasi tutti ormai gli smartphone, soprattutto quelli Android, potremmo sempre utilizzare questo attrezzo. È molto comodo. Per esempio, mio figlio potrebbe utilizzarlo e lui ha la passione di fare delle storie, costruisce degli storyboard e poi vuole che io filmi la storia mentre lui praticamente la recita. Questo strumento sarebbe eccezionale perché lui potrebbe lavorare tranquillamente mentre il telefonino lo smartphone è nella posizione ottimale per fare la ripresa. Questo è stato calibrato per inquadrare bene un foglio A4. L'ho fatto con tutti i materiali che ho trovato qui nel laboratorio, frutto di vecchi progetti oppure di progetti che sono non sono stati più fatti, sono falliti, oppure cose smontate. Eccoci qua. Andiamo a vedere un attimino come funziona per fare la prova, anche se poi l'ho dimostrata già nel precedente video dove faccio vedere come costruire questo semplice strumento. Vediamo un po' come possiamo utilizzarla. Prima di tutto torno a parlare del supporto che ho realizzato, che ha fatto un buco molto grande qui. Perché? Perché non tutti gli smartphone, potrei anche cambiarlo, non tutti gli smartphone hanno la telecamera centro come questo Xiaomi Redmi 5, possono averla su un lato, possono averla più giù, eccetera, e quindi così facendo posso non solo adattarlo ma anche muoverlo per centrare il disegno. Un'altra cosa importante è una corretta illuminazione che io qui in questo momento faccio con questa lampada da tavolo. In futuro si
siccome ho già previsto di rismontare tutto questo strumento per farlo più bello, magari facendolo con lo stile di questo, non per il legno perché questo è tutto compensato, non è faggio come in quel caso, ma ci metterò anche dei pomelli, insomma lo renderò più gradevole e lo vernicerò con dei colori pastello. E sarà oggetto di un ulteriore video quel lavoro. Entriamo nel vivo, abbiamo messo già un foglio scritto qui e praticamente molto semplicemente andiamo a prendere la camera, mettiamo su video, qui chiaramente utilizzo l'interfaccia di questo smartphone, non so se si riuscirà a vedere, e io ho inquadrato bene bene praticamente tutto il foglio A4. In realtà foglio A4 e occhio e croce è un 4 terzi nel formato televisivo, mentre invece questa addirittura è un 18 noni, quindi ovviamente abbiamo queste parti ulteriori, ma non ci interessa. Potremmo comunque sia contemplare il fatto di fare una trasmissione anche con un 4 terzi col formato, ma quello è irrilevante. Nei video, come in tutto, alla fin fine la forma sì è importante, ma quello che è importante è il contenuto, e quindi è molto importante quello che noi poi faremo qui, quello che andremo a scrivere qui, la storia, eccetera eccetera. Ecco che siamo passati praticamente al telefono, a quello che sta riprendendo il mio telefono, scusate, smartphone, telefono è riduttivo. Quindi noi possiamo tranquillamente disegnare mentre riprendiamo. Io adesso chiaramente faccio qualche sciocchezza, così tanto per dimostrare il concetto di quello che possiamo fare. Cambiato foglio. Possiamo parlare per esempio di un progetto che ho in mente di fare a breve, che è praticamente quello di costruire un elmo, veramente lo sto già facendo, di costruire un elmo romano. Allora, l'elmo romano io lo otterrò utilizzando un elmetto da cantiere, usandolo al contrario praticamente, perché l'elmo romano non ha visiera bensì ha un paracollo dietro, e utilizzerò praticamente, anzi l'ho già utilizzato come stampo per lavorare con la cartapesta, facendo all'interno con la cartapesta e proseguendo qua la copia dell'elmo, dopodiché la tirerò via e ne rimarrà la copia appunto di cartapesta molto grossolana, dove poi andrò ad aggiungere altri strati facendo una rifinitura, andrò ad aggiungere il paracollo dietro e poi farò tutta la lavorazione con il paraorecchio, metterò la parte anteriore, mentre metterò la parte superiore di cartapesta, la levigherò eccetera eccetera, pianterò praticamente qui un manico di una scopa, perché l'idea di questo mio progetto è quella di usare una comune scopa al posto della cresta, diciamo, è un progetto un po' buffo per carnevale, per ridere un po'. Ho usato questo aneddoto per farvi vedere come si può utilizzare questo, oppure per parlare per esempio
ciao, iscriviti al mio canale. Oppure, per esempio, per spiegare, che ne so, un mio progetto del passato, come è per esempio la serie Delta che ho fatto nel 2007. E così, per esempio, se uno vuole fare un video con una spiegazione di un oggetto che vuole creare, ecco qua come la può fare. Spero di avervi dato una dimostrazione di come molto semplicemente si possa fare un video formativo. Chiaramente qui manca il contenuto, ovviamente, che quello lo dovrà fare chi vorrà fare appunto un video formativo. Ecco qua, questo è tutto, vi ringrazio, e il prossimo video riguardo a questo strumento sarà proprio di rifargli il look, con calma però. Io faccio molti progetti e spesso li interrompo, poi li ricomincio, passa molto tempo. Arrivederci.